oggi ti voglio parlare della zona cervicale, perché so che è una zona molto gettonata e di interesse comune. Allora, intanto chiaramente con la zona cervicale intendiamo questa parte alta della colonna vertebrale, è costituita da 7 vertebre, da C1 a C7, ed è una parte estremamente mobile del nostro corpo, della nostra colonna, perché ci permette di vedere, ma proprio perché è molto mobile è anche estremamente fragile, per cui andiamo spesso incontro a tensioni o a problematiche legate a questa zona. Ovviamente le problematiche non sono tutte uguali, dipende se ci sono stati traumi diretti o meno, tipo un colpo di frusta per esempio. O se la zona si irrigidisce, per esempio, perché è una zona dove noi somatizziamo le nostre tensioni, quindi in questa zona proprio i muscoli del collo e delle spalle, o se per esempio teniamo a lungo durante la giornata delle posture poco comode e poco corrette per il nostro collo, come per esempio siamo molto curvi, passiamo molte ore con il capo chino e questo chiaramente non aiuta la nostra zona cervicale. Trattare questa zona con degli esercizi ovviamente va benissimo. Il mio consiglio, come sempre, è non facciamolo solo nel momento dell'emergenza, cerchiamo di farlo sempre nell'arco della settimana in modo da tenere morbida questa zona. So che penserai che con i colpi di freddo, con i colpi d'aria, la tua zona si blocca. In realtà non è il colpo di freddo che ti fa bloccare la zona, ma è questa zona che magari per te è particolarmente sensibile. Altrimenti, se ci pensi bene, ogni volta che c'è un po' di vento saremo tutti con la zona cervicale, questa zona e zona delle spalle bloccate. In realtà è una zona termosensibile, quindi estremamente soggetta ai cambi di temperatura, ma nei soggetti come dire, sensibili e più propensi a questo. Per esempio, a me non capita, parlo piano, di irrigidirmi in questa zona, ma ho altri punti deboli. Ok, quindi ecco, il colpo d'aria va bene, ma in realtà non è per tutti. Perché è così importante il nostro collo? Oltre perché deve sostenere la nostra testa, ma il nostro corpo funziona in modo tale che il nostro sguardo rimanga orizzontale. Quindi i nostri muscoli lavorano per tenere in linea la testa e lo sguardo orizzontale e per tenerci in equilibrio. Inoltre, i nostri muscoli, lo so che noi pensiamo che siano solo qui perché è qui che in realtà ci fanno dietro, che ci fanno male. In realtà, con zona cervicale, noi dobbiamo pensare che riguardi sia questa zona posteriore, ma anche il lato del collo e la parte anteriore. In realtà, questa si irrigidisce di più perché deve combattere tutte queste posture, diciamo, cadute in avanti del capo, e tende ad irrigidirsi di più chiaramente questa zona rispetto a questa che tendenzialmente non ci fa male. Bene, perché ci può fare male la zona cervicale? Anche qui ni e dipende, nel senso che le cause sono diverse, non sono uguali per tutti, e quindi proprio per questo motivo la soluzione non può essere uguale per tutti. Gli esercizi che ti farò vedere dopo ovviamente valgono dove c'è una rigidità muscolare e dove sento di aver bisogno di mobilizzare, di tenere in movimento questa zona. Ma potremmo avere male al collo, per esempio, perché abbiamo subito un colpo di frusta. Quindi un trauma diretto molto importante che porta delle conseguenze, insomma, importanti e che va trattato tempestivamente. Chiaramente dal medico, con la fisioterapia e poi in un secondo e un terzo momento anche con la ginnastica. Poi, cosa potrebbe essere? Per esempio, come dicevo prima, le posture da lavoro, quindi delle posture che manteniamo per molte ore al giorno, può essere lo stare chini col capo, ma se pensi alla tua postazione a lavoro, anche del computer, pensa se per esempio il monitor è dritto davanti a te e hai lo sguardo in linea con il monitor, oppure se è ruotato. Pensa a passare 8 ore sempre con il busto ruotato, a lungo andare potrebbe farsi sentire. Lo stesso se lavori sempre col portatile, per esempio, quindi è basso, il capo è sempre messo così. Invece noi abbiamo bisogno di tenere chiaramente la schiena lunga il più possibile, ma lo sguardo orizzontale. Quindi l'ideale sarebbe alzare, l'appoggio del portatile ed eventualmente, siccome il portatile porta con sé il problema della tastiera, munirsi di un'altra tastiera in modo da averla più bassa. Detto questo, quali sono le altre problematiche? Alcune delle problematiche legate alla zona cervicale? Beh, ci possono essere delle tensioni in questa zona, per esempio, quando ci sono problemi all'articolazione temporomandibolare, quindi a tutto quello che riguarda la bocca, che può essere da un problema legato proprio all'articolazione, ma anche ai denti, sempre se si protrae nel tempo. Oppure ci può essere una situazione di artrosi cervicale, dove è dato generalmente dall'usura, dal tempo. Che cosa si può fare? In genere niente, nel senso che l'artrosi una volta che compare si
mantiene, quello che possiamo fare è evitare che peggiori e quello che possiamo fare è lavorare sulla muscolatura perché non si irrigidisca e non aumenti lo stato di tensione. Questo è quello che noi possiamo fare. Gli esercizi da fare sono tantissimi. Il problema, secondo me, non è l'esercizio da fare, ma il tempo da trovare per fare l'esercizio. Se poi vogliamo essere più precisi, non è neanche il tempo da trovare per fare l'esercizio, ma è qualcos'altro, per cui in realtà no, scherzo. Quando c'è un dolore alla zona cervicale, forse siamo più motivati a metterci in movimento, a metterci in moto per togliere della tensione. Primo esercizio, respirazione. Lo so che è scontato, uno dice, ma sì, ma dai, ma sempre dalla respirazione. In realtà sì, proprio perché il diaframma, che sappiamo essere il nostro muscolo respiratorio principale, si inserisce, ha delle inserzioni a livello cervicale e giù a livello lombare, respirando, concentrandosi nel respiro e portando l'attenzione, facendo delle respirazioni più profonde, quindi niente di eclatante, niente di esaltante, iniziamo ad allentare un po' la tensione. Questo in realtà gli esercizi di respiro andrebbero fatti molto più spesso, si può dire, molto più spesso. Va bene, quindi primo esercizio di respirazione. Poi andiamo a vedere degli esercizi, te li faccio vedere in piedi alla parete e lo rifacciamo alla parete perché così abbiamo un punto di contatto della schiena con la parete, altrimenti in quelli che vedrai è possibile compensare col movimento della schiena anziché andare a muovere e mobilizzare proprio il tratto cervicale. Io ti consiglio di farli in piedi, ma è possibile farli anche da seduti. Ci prepariamo, non serve niente, solo la tua schiena, il tuo collo e una parete. Bene, con questo esercizio ci portiamo alla parete, quindi andiamo ad appoggiare le spalle e le scapole, lasciamo giù le braccia e andiamo a spostare il mento in avanti, non in giù, neanche su, ma in linea in avanti, e poi andiamo indietro, in avanti, e poi andiamo indietro, in avanti, e indietro. E lo andiamo a fare 5 o 6 volte, sempre accompagnato dal respiro, fuori aria. E poi da qui ci fermiamo, portiamo giù il mento. Io ti consiglio di aiutarti con le braccia. Chiudi i gomiti, lasci le spalle, la schiena appoggiata alla parete. Chiudi. E vai a muovere lentamente il collo a destra e a sinistra. Perché te lo faccio fare qui? Perché da qua potremmo fare questo e lavorare più col tratto dorsale. Invece io voglio lavorare più col collo. Vado piano, lascio che siano le mani e le braccia a guidare il movimento e poi ritorno e posizione. Andiamo a portare l'orecchio verso la spalla, ho sempre la schiena appoggiata alla parete, vado fuori aria, le spalle le mantengo in linea, inspiro e fuori. Posso decidere, se voglio mantenere la posizione, di aiutarmi con la mano, di spingere leggermente giù. Quindi l'orecchio sempre in direzione delle spalle. Le spalle non fanno questo, rimangono basse. E spingo. Questa mano la posso lasciare per il momento rilassata. Partiamo sempre da una situazione di molta rigidità. Lascio la mano giù. E mantengo per 3 respiri. E poi ritorno al centro, scendo e lentamente scendo dall'altro lato. Se sento che così c'è già tensione, mantengo questa posizione. Se invece sento che posso aumentare, do una leggerissima pressione e mantengo. Ritorno. E da qui adesso ruoto verso una spalla. Cerco di portare il mento in linea con la spalla. Ritorno al centro e ruoto dall'altro lato. Lento, fuori aria. Inspiro al centro, espiro fuori. Inspiro e fuori. Questi, sempre pochi per lato, 2/3, posso decidere anche di fare prima tutto un lato e poi di ritornare, a seconda sempre della rigidità da cui parto e se ho tendenza ad avere giramenti o vertigini durante gli esercizi per la zona cervicale, ok? Quindi potrebbe essere che questo, adesso io lo faccio rapidamente, ma fatto più lentamente, che questo mi dia noia, quindi vado da qua a un lato e dopo dall'altro. Bene, ci vediamo nel prossimo video e uscirà presto una guida per la zona cervicale che troverai sul mio sito.